Mister, complimenti. Grandissima prestazione in un momento cruciale. La crescita dell'Inter soprattutto mentale. Sì, complimenti alla squadra. Complimenti alla squadra perché ehm, oggi in una partita sicuramente difficile contro un'ottima squadra come, come la Lazio, una squadra che, che comunque anche stasera ha dimostrato di avere grande qualità, di avere un'identità, un'organizzazione. Noi abbiamo dimostrato di essere una squadra, una squadra che inizia ad essere squadra con l'S maiuscola, iniziamo a capire i vari momenti della partita, gestirli nella giusta maniera, con maturità, iniziamo ad essere sul, sul pezzo e questo secondo me è molto, è molto importante. Complimenti ai ragazzi perché ripeto. Ehm... Meritano, meritano questo tipo di, di soddisfazioni. Detto questo, per noi deve essere un punto di partenza, non certo un punto d'arrivo. Mancano 16 partite, quindi eh, dobbiamo continuare a lavorare eh, come stiamo facendo. Mister, sul terzo gol abbiamo visto perdere la plomba. No, diciamo che ho festeggiato insieme, insieme ai ragazzi, ma è un po', diciamo po l'emblema no, del fatto del, dell'unità, di intenti, della compattezza di questo gruppo, di chi gioca, di, di, di chi è in panchina, di, di chi gioca meno, dello staff da parte mia. Eh, viviamo la situazione veramente con grande partecipazione. Eh, perché sappiamo, sappiamo che tipo di lavoro che stiamo facendo, sappiamo cosa stiamo dando eh, per cercare di, di, di rendere orgogliosi i tifosi eh, e quindi è inevitabile che ci sia passione, ci sia voglia, entusiasmo, eh, bisogna continuare eh, eh, sotto questo punto di vista. Ecco. Domande da studio? Mister, intanto complimenti per, per la vittoria. In un momento così importante è arrivata una grande risposta eh, da parte di, di tutto il gruppo. Le chiedo intanto quanto le fa piacere questo e poi adesso una settimana per eh, preparare il derby contro il Milan. Che derby sarà secondo lei? Perché il primo è stato un po' di conoscenza all'inizio della stagione, poi quello da dentro fuori eh, in Coppa Italia. Questo che derby sarà? Beh, ehm... Eh, sicuramente adesso è, eh, abbiamo, abbiamo una, settimana, una settimana dopo tantissimo tempo in cui abbiamo giocato praticamente sempre, ogni tre giorni. E nell'ultimo periodo non dimentichiamo che comunque abbiamo affrontato squadre importanti, eh, anche il Derby stesso, in, in Coppa Italia. Abbiamo giocato due volte contro la Juventus, abbiamo giocato eh, a Firenze, stasera abbiamo giocato contro la Lazio. Adesso ci aspetta. Il, il, derby, il derby campionato, eh, ma sicuramente penso che, che per, Milano, per Milano rappresenti eh, debba, debba esserci grande soddisfazione perché dopo tantissimi anni eh, non solo c'è il discorso del campanilismo, però al tempo stesso si gioca un derby d'alta quota. Eh, tra due squadre che sono prima e seconda, l'inter prima e il Milan e seconda. Detto questo del derby, uh, io penso che eh, i derby meno si parla, uh, meglio è. Eh, bisogna vincerli sul campo, punto e basta. Grazie. Grazie a voi. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Channel.